Allora, ragazzi, in questo video vivrò un giorno come un Ironman, ovvero un triatleta estremo. Il suo nome è Nick Bear. And that is why I run. Ma giusto per farvi capire che bestia è Nick, chiamarlo solo un Ironman significherebbe sminuire il suo lavoro. E durante il corso della giornata capirete anche il perché. Ora però iniziamo con il video. Ragazzi, 5 di mattina ed è l'ora in cui Nick si sveglia, quindi iniziamo la giornata. Allora, la mattina appena svegliato, Nick prende i suoi integratori, e qua io ho zinco e magnesio e vitamina D, e poi prende anche un integratore di micronutrienti che io non ho, quindi semplicemente mi farò una spremutina di tre arance. Allora, come sempre siamo in ritardo sulla tabella di marcia, sono le 6:30 e non le 6, ma non è un gran problema. E adesso vado a correre 8 miglia che equivalgono più o meno a 13 km. Ragazzi, qui è dove correvo per bruciare 10.000 calorie la mattina. Ah! Le prime 3 miglia alle gambe avevo un dolore veramente forte qua, poi l'ho ignorato e dal quarto miglio in poi me la sono goduta la corsetta. Dopo la corsa Nick fa colazione e per colazione mangia pane, burro e marmellata, classicissimo, e poi una pappetta strana di proteine che tra poco capirete di che parlo, per cui ho dovuto sperimentare i 3 giorni passati le quantità giuste. Per quanto riguarda le proteine uso quelle della ZEC Plus Italia, queste sono la pera alla vaniglia e vi lascio il loro link del negozio, e se usate il codice sconto LEONE58 otterrete il 10% di sconto su tutti i loro prodotti. In più in questa pappetta ci mette delle fragole che non so quanto siano di stagione. Ora preparo tutto. Allora, la colazione è pronta, le proteine con le fragole, pane e marmellata, vi metterò anche i macro sullo schermo direttamente e adesso ho veramente tanta fame, quindi mangio. Allora, dopo aver fatto colazione, Nick dalle 8 all'1 lavora, quindi crea contenuti, sponsorizza la sua azienda. Io e Daniele faremo lo stesso, abbiamo un casino di robe da fare, contenuti da creare, robe da organizzare, poi andremo anche al parchetto, quindi da adesso fino all'1 di pomeriggio lavoriamo. Ora però vi spiego un po' meglio chi è Nick Bear, perché oltre ad essere un Ironman, è un maratoneta, ha un canale YouTube da oltre 600.000 iscritti, ha un'azienda dal fatturato di più di 100 milioni di dollari e, ciliegina sulla torta, questa è la sua condizione fisica. Ho scoperto il canale di Nick qualche mese fa, ma solo di recente ho visto un video in cui raccontava la storia sua e della sua azienda. E ora vi spiego perché quest'uomo è ispirazione pura.
Nel 2012, al suo ultimo anno di college, quando aveva 22 anni, si è indebitato di $20,000 per poter fondare la sua azienda. Una volta uscito dal college, però, ha iniziato l'addestramento per diventare un militare. Quindi per i 4 anni successivi lavorava normalmente da militare e nel tempo libero si allenava dalle 5 alle 6 volte a settimana, ha fatto crescere il suo canale YouTube e ha portato la sua azienda nel 2017 a un fatturato di oltre $10 milioni. Attualmente Nick non lavora più come militare, ma si dedica ai suoi allenamenti, al suo canale YouTube, alla sua azienda, al suo podcast e ha pure scritto un libro, che non ho ancora letto ma farò sicuramente. Il libro non a caso si chiama 25 ore al giorno. Nick Bear per me è l'esempio eclatante che se uno vuole una cosa, il tempo lo trova. Ora però torniamo al video, che mi aspettano ancora 2 allenamenti. Ragazzi, è arrivata ora di pranzo, siamo un pelo in ritardo sulla tabella di marcia, ma Nick si mantiene abbastanza semplice, cioè mangia riso, pollo e delle verdure. Io in questo caso ho preso delle zucchine, le ho cucinate in padella e vi metterò tutti i macro del pasto sullo schermo e adesso ho veramente tanta fame, quindi mi sbrano tutto. Allora, ho finito di pranzare, ho decisamente esagerato con il riso basmati perché sono completamente ingolfato, quindi adesso sto digerendo, mi bevo anche un caffettino e poi tra poco si saranno fatte le 4 di pomeriggio e abbiamo altri 2 allenamenti. Ragazzi, sono anche passate le 4, adesso facciamo la seconda corsa della giornata, che sono 3 miglia, ovvero 4,8 km. Faremo il giro di questa mattina, adesso c'è più luce ma tra poco calerà, quindi adesso partiamo subito. Ho fatto partire l'allenamento. And just enjoy the climb. Ragazzi, ho tutto il fottuto riso sullo stomaco. Sto malissimo. Però c'è un bel tramonto. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Fine. E allora siamo al parchetto, farò un allenamento di parte alta, quindi petto, schiena, braccia e spalle, in poche parole. È tutto buio, quindi useremo una torcia e niente, adesso inizio col lavoro. Got this, then I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block, then I'm toxic. Bitten logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, bitten hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, better facts, making racks where it's at. Have my back to the mat. Ragazzi, ultimo allenamento della giornata finito, ci siamo veramente ammazzati di freddo io e Daniele. Non mi resta che andare a casa, cenare, farmi la doccia, poi ho un'intervista su Instagram e per finire la giornata uno spuntino alla Nick Bear. Quindi ci vediamo direttamente a casa mia. Ragazzi, è arrivata ora di cena, mi sono già fatto la doccia e adesso sto cenando. Nick Bear per cena non ha esattamente un pasto fisso come per la colazione, ma cerca di mangiare qualcosa di sano e proteico. In questo caso io ho 2 hamburger della peperonata e poi 2 belle fette di pane. Quindi adesso mi sbrano tutto perché ho tanta fame, poi ho la live su Instagram e dopodiché abbiamo lo spuntino di questa sera che è speciale, dopo vi mostrerò che cos'è e in più vi do tutti i risultati della giornata, passi, calorie bruciate, eccetera. Quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, fatto tutto, siamo arrivati a fine giornata, sono completamente cotto, sono veramente stanco. Adesso mi sto mangiando il mio snack. Nick Bear di solito si mangia un cucchiaio di burro di arachidi con delle fragole o della frutta del genere accanto. Io invece ho optato per un semplicissimo budino proteico. Per quanto riguarda i numeri della giornata, in totale ho fatto 26.403 passi, che non sono per niente pochi.
e ho bruciato più di 3200 calorie, che per essere una routine che lui ripete ogni giorno sono veramente tante, cioè sono abbastanza, è un grosso numero. In più ho fatto anche il calcolo, ho corso 11 miglia in totale che equivalgono a 17,6 km, che non sono poche. Nient'altro da dire, Nick Bear è sicuramente un uomo da cui mi sono ispirato tanto perché spacca i culi completamente. 25 ore al giorno, ovvero il suo libro, voglio leggerlo sicuramente, lo farò nelle prossime settimane, casomai vi aggiornerò. Spero di avervi fatto conoscere un personaggio interessante, da MT è tutto, quindi passo e chiudo. Ciao Leone!